SMA, acronimo di Spinal Muscular Atrophy, ma anche di Senza Mai Arrendersi, che poi è il motto dell'associazione Progetto Noemi, ispirato al grande coraggio di Noemi Sciarretta, la bambina di Guardia Grele affetta da SMA 1. Dall'impegno di suo padre Andrea, con il supporto delle istituzioni, si è giunti nei giorni scorsi a una giornata importante, l'inaugurazione del reparto di terapia intensiva pediatrica presso l'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Alla presenza delle istituzioni regionali, con il presidente Marsiglio e l'assessore Verì, i dirigenti sanitari della ASL di Pescara, il sindaco, il direttore sanitario Massimiliano Raponi del Bambin Gesù di Roma, che fornisce un prezioso contributo nella formazione del personale medico, e del ministro alle disabilità Alessandra Locatelli. Sì, veramente oggi un'emozione grande, ma devo dire anche un orgoglio per vedere un territorio che si è saputo attivare e mettere in rete diversi attori per realizzare un progetto che veramente salva la vita ai bimbi, che è indispensabile, che non c'era fino a qualche anno fa e che nasce dalla volontà sicuramente di Andrea Sciarretta, Progetto Noemi, ma anche dalla volontà poi della regione e di questo ospedale di accogliere, di saper intercettare questo bisogno e di ascoltarlo anche. Un esempio importante anche da parte del governo, questo sforzo da parte dei privati in qualche modo, comunque di persone normali, di darsi da fare per sostenere il sistema sanitario. Beh, io credo che ormai per il futuro non si possa più prescindere da lavorare insieme istituzioni, enti del terzo settore, mondo privato e del privato sociale, cioè davanti a degli obiettivi importanti che abbiamo visto anche emergere durante il Covid, abbiamo lì saputo lavorare insieme, non dobbiamo smettere, dobbiamo continuare ad andare in questa direzione con degli obiettivi chiari e condividendo i percorsi migliori per dare questi risultati. In occasione dell'inaugurazione è stato mostrato anche uno splendido video sull'Isola dei Colori di Noemi, i disegni all'interno del reparto realizzati grazie alla collaborazione con ospedali dipinti. Andrea Sciarretta, il sogno di Noemi si è realizzato. Assolutamente, il progetto Noemi sono anni, è un percorso che parte da lontano, ormai dal 2013. Nel 2018 siamo riusciti a rendere operativo il primo ed unico reparto di terapia subintensiva pediatrica esistente in Abruzzo, che è in pediatria all'ASL di Pescara, e oggi ci ritroviamo qui a completamento del percorso di cura per livelli di complessità a inaugurare il reparto di terapia intensiva pediatrica, l'unica esistente in Abruzzo, attesa da decenni, e siamo riusciti nell'intento.
fino a pochi anni fa non esisteva nulla di tutto ciò, non c'erano riferimenti sanitari e quindi noi cerchiamo sempre di mettere al centro il bisogno di chi vive la fragilità. Inoltre presenteremo l'opera di umanizzazione del reparto, l'Isola dei colori di Noemi, che è stata realizzata da Silvio Rilli di Ospedali Dipinti, insieme ai quadri di Noemi. E su questo vorrei ringraziare sinceramente tutto l'Abruzzo, gli organi di stampa, i sostenitori, perché siete stati voi i fautori nel donare una carezza a chi vivrà all'interno del reparto. Siamo consapevoli che il sogno in verità è non vedere più famiglie lottare, bambini che lottano, e il sogno sarà è questo, rimarrà sempre questo. Fino a quando non sarà così, noi abbiamo l'onere e l'onore di dotare gli strumenti efficaci la famiglia e sostenerla. Prossime sfide? Prossime sfide, credo che adesso è il momento in cui abbiamo i riferimenti sanitari che devono essere e devono continuare a lavorare sul percorso di formazione, perché c'è il Bambino Gesù, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che forma l'equipe di Pescara, sarà l'assistenza domiciliare. Bisogna cominciare a portare il sostegno a casa delle famiglie. L'ospedale deve uscire dalle proprie mura ed entrare a domicilio, perché è lì che il bambino, la famiglia si sente libera, si sente felice ed è giusto che siano avvicendati da tutto l'amore che hanno a casa. Il prezioso contributo del Bambin Gesù alla realizzazione di questo progetto sotto l'aspetto formativo. Sì, prezioso contributo da parte dei nostri medici infermieri, ma il lavoro di squadra fatto dai colleghi di Roma con i colleghi qui dell'Abruzzo, di Pescara e non solo. Progetto che in realtà sta continuando con una collaborazione che va nella direzione di occuparci non solo del primo livello a livello di gestione intensivo, ma di collaborare per cercare di ridurre la mobilità anche dal punto di vista ambulatoriale. Perché abbiamo valutato insieme con la Regione dei numeri, sono stati richiamati dal direttore generale Damario, che ci possono permettere di poter continuare questo percorso e questa collaborazione. Cioè si è creata questa rete bella tra pediatri del Bambino Gesù e pediatri della Regione Abruzzo, e noi vogliamo continuare in questa direzione perché ovviamente abbiamo tutti quanti l'interesse di ridurre la mobilità, di ridurre dei viaggi che possono essere invece gestiti con serenità attraverso il teleconsulto, attraverso un percorso formativo, attraverso una collaborazione che stiamo strutturando sempre di più a livello regionale. Credo che sia un modello, l'abbiamo sentito dal Ministro, un modello che potrebbe essere anche replicabile da altre regioni, noi l'abbiamo fatto in altri contesti, e questo progetto qui è stato interessante perché non riguarda solo la complessità intensiva, ma riguarda anche la media e bassa complessità, quindi è un progetto molto complesso e piano piano stiamo raggiungendo dei risultati tutti quanti insieme, come abbiamo sentito. Quindi è anche bello che un'eccellenza europea come il Bambin Gesù si metta a disposizione del territorio. Sì, credo che sia importante che le attività che facciamo di alta complessità come ospedale, ma che riguardano anche la media e bassa complessità, abbiano una partecipazione importante da parte dei colleghi. È bello, rispondo io, che mi giro e saluto dei colleghi, medici infermieri che non c'è stata mai occasione di conoscere e che ti accolgono e che partecipano in maniera positiva ad un progetto che riguarda tutti quanti. Dottoressa Rosa Maria Zoccaro, operativo già dal 1 luglio il reparto di terapia intensiva pediatrica qui all'ospedale civile di Pescara, oggi inaugurazione, a definire, a sottolineare un momento storico. Sì, dal 1 luglio siamo diventati operativi con 2 posti letto sui 4 previsti. Stiamo lavorando molto intensamente sulla formazione, come ho detto dobbiamo incrementare le risorse del personale, dispositivi, attrezzature, ci stiamo preparando, ma è un punto di partenza per tutto l'ospedale. Fondamentale anche il contributo dato da un'eccellenza europea come quella della Bambin Gesù anche per la formazione del personale. Sì, assolutamente, il Bambin Gesù con i suoi operatori, i medici, gli infermieri ci hanno accolto, ci hanno guidato, continueremo a collaborare con loro, riceveremo la formazione anche qui
in loco, perché è prevista la venuta di colleghi con noi per poter lavorare a fianco e vedere anche la nostra realtà. Ecco, quando entrerà a pieno regime, se vogliamo? Allora, il pieno regime adesso è difficile fare un'ipotesi realistica, perché abbiamo delle gravi carenze di personale. Come si saprà, gli anestesisti rianimatori sono carenti a livello nazionale e la terapia intensiva pediatrica presuppone un personale, diciamo, molto altamente specializzato e dedicato, e in questo momento noi dobbiamo fare i conti anche con tutte le esigenze della ASL. Importante, prestigioso, sana una ferita di cui potevamo vergognarci fino a qualche anno fa, quando 5 anni fa ho scoperto che non esisteva in tutto l'Abruzzo una terapia intensiva pediatrica adatta a curare in maniera professionale e competente i piccoli pazienti e che le famiglie che hanno delle situazioni molto gravi, a cominciare dalla sollecitazione che abbiamo ricevuto da Progetto Noemi, che devo ringraziare per averci accompagnato in questo percorso difficile, costruttivamente, sempre dando buoni consigli e sempre collaborando per la soluzione dei problemi, mai per fare polemica, siamo arrivati a questo obiettivo. Purtroppo in mezzo ci sono stati 2 anni di Covid in cui le terapie intensive e gli anestesisti sono stati assorbiti dall'emergenza delle malattie infettive, però poi collaborando anche con il Bambin Gesù per garantire e offrire la formazione adeguata, le competenze che servono, da oggi tutte le famiglie abruzzesi sanno che anche in Abruzzo un bambino, un neonato che ha bisogno di una terapia intensiva la può trovare qui nella nostra casa, lo può trovare qui a Pescara. Stiamo rafforzando l'offerta sanitaria abruzzese e questo credo che sia davvero un grande obiettivo raggiunto. Assessore Nicoletta Verì, un lavoro durato tanto tempo, soprattutto un desiderio coltivato dal progetto Noemi, oggi diventa realtà. Sì, è vero, una grande realtà. Inauguriamo un reparto importante, quello di terapia intensiva pediatrica, con posti dedicati, setting adeguato per i bambini, grazie all'associazione Noemi che ha portato un valido contributo per la strutturazione, ma soprattutto abbiamo un personale formato dal Bambin Gesù. Abbiamo stilato delle convenzioni sia per la formazione ma soprattutto per la possibilità ai nostri operatori, ai nostri sanitari di essere presenti presso il Bambin Gesù e verificare ed essere consapevoli di qual è l'iter della presa in carico del bambino in terapia intensiva. Questo è importante, questo risultato, perché non solo avremo un punto di riferimento regionale, ma eviteremo quel grande disagio nelle famiglie che purtroppo si crea quando avviene questo elemento traumatico, quando avviene questo evento importante in famiglia. E in ultimo riduciamo anche quella che è la mobilità passiva presso altre regioni. Il prossimo passo, ci diceva prima Andrea Sciarretta, l'assistenza domiciliare. Sì, è vero, stiamo lavorando anche con questo, in questo, e noi siamo stati sempre attenti a queste patologie gravissime anche durante il Covid, con la possibilità di assistere attraverso il caregiver questi bambini in maniera sempre più adeguata e appropriata.